Collegata dal Viminale, la vedete, c'è il ministro dell'Interno Lamorgese. Buonasera ministro e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera. Buonasera. Ha visto i nostri servizi. Buonasera. Immagino non sia stato assolutamente facile far entrare subito in funzione queste disposizioni. È stata una giornata molto difficile ieri perché abbiamo lavorato tutto il giorno per emanare una direttiva a tutti i prefetti, alle forze di polizia, perché siamo in una situazione di emergenza e ogni cittadino deve collaborare con le autorità e io ritengo che occorra far leva sul senso di responsabilità dei cittadini che devono avere informazioni chiare dalle istituzioni e io ho chiesto ai prefetti di fare attività di comunicazione istituzionale perché i cittadini non devono sentirsi disorientati o spaventati davanti a un'emergenza quale quella che stiamo vivendo. Ministro, proprio la mancanza, le forze di polizia, proprio la mancanza del senso di responsabilità ha reso necessario prendere questi provvedimenti. Insomma, è stato necessario far controllare le disposizioni visto che spontaneamente non venivano controllate e seguite da tutti. Assolutamente sì, noi dobbiamo evitare che questo virus si estenda e quindi soltanto con un'accurata opera da parte delle forze di polizia che vanno ad operare in tutti gli ambiti, negli aeroporti, nelle autostrade, nei centri, nelle stazioni ferroviarie, l'abbiamo visto ora nel servizio precedente e credo che soltanto così noi possiamo lavorare tutti insieme e avere dei risultati positivi perché il nostro obiettivo è quello che questo virus anziché crescere man mano decresca. Senta, presumo che voi vi darete un tempo X per vedere l'efficacia di queste misure. Posso chiederle se state già immaginando misure più restrittive di queste? Io ritengo che questo non sia il tempo degli annunci, occorre assumere decisioni e soltanto in questo modo noi riusciamo ad operare. Non bisogna creare un senso di allarme eccessivo nei cittadini. Certo, il momento è grave e occorre che ognuno faccia la sua parte. E io vorrei anche lanciare un messaggio perché vedo che in questo momento delicato nel nostro Paese i giovani continuano ad alimentare la movida e invece dovrebbero rendersi conto anche loro che la loro disinvoltura nei comportamenti può causare danni anche ai loro cari, ai loro amici, ai loro familiari e quindi vorrei che questo messaggio arrivasse ai ragazzi perché è un momento delicato per tutti ed è necessario che anche loro facciano la loro parte. Grazie Ministro Lamorgese, grazie anche per averci ricordato il valore della comunicazione istituzionale, soprattutto in questi momenti molto difficili.